Credevo di aver superato la morte di Victoria, ma non era così. E mi dispiace che voi due vi siate preoccupati tanto per il mio collasso. La cosa più importante è che ora tu stia bene. Come vanno le cose con questa Sophie Novak? È arrivato il momento che io conosca il mio nuovo avvocato, giusto? Non puoi aspettare fino a domani. Sì, va bene, se lo dici tu. Voglio buttarmi alle spalle questa storia. Annabelle deve sparire dalla mia vita se voglio ricominciare. Brindiamo al fatto che Annabelle non metterà più piede in questa casa. Sì. Ah, state brindando. Posso avere un bicchiere anch'io? Annabelle. Che ci fai tu qui? Le mie condizioni di salute sono peggiorate. Mi hanno rimessa in libertà con un'ingiunzione temporanea. È così bello essere di nuovo a casa. Perché mi fissate? È veramente incredibile. Che cosa vuoi? Io sono tua moglie. Sembra che tu l'abbia dimenticato, né la buona né la cattiva sorte. Smettila con questa sceneggiata. Non ho capito, scusa. Dovete perdonarmi, ma da un po' di tempo ho problemi di udito e ho bisogno di riposo. E qual è il modo migliore per riposarsi? Stare con la propria famiglia. Annabelle. Non potremmo parlare più tardi? La libertà provvisoria non si ottiene molto facilmente. Libertà provvisoria. Voglio sapere immediatamente. Più tardi? Ora vorrei tanto sdraiarmi un po'. In fondo avremo molto tempo per stare insieme. Allora domani vieni a casa? Che altro dovrei fare? Anche in psicoterapia si esauriscono le cose da dire. Sono contenta che tu stia meglio. E per quanto riguarda l'intrusione a casa di Hagen, non preoccuparti, tutto dimenticato. Ma stai lontana da Annabelle. Buonanotte. È Annabelle che deve tenersi lontana da tua sorella. Finché resta in prigione, per fortuna non può fare molti danni. Questo in genere vale per gli altri, ma parlando di Annabelle non si può mai sapere. Salve, Eva. Una delle tue regole fondamentali non è sempre stata quella di parlare solo bene degli assenti? Oh, Annabelle, io non sapevo che tu, cioè, credevo È che per via fossi. dell'età avanzata che balbetti in questo modo? Io, ecco, io non capisco. Non ti sforzare, le questioni giuridiche non le capiresti comunque, ma forse mi potresti dire dove sono state messe le mie cose. Sì, se non mi sbaglio, il signor Van Weyden e la signora Bernstein Sì? le Tolte di mezzo. Tolte di mezzo. Vi do tempo fino a domani per farmele riavere, altrimenti sarò io a togliere di mezzo voi due. Mi avete Sì, sentita? l'ho sentita. Ma non sono sicura che sia lei la persona giusta per decidere se noi dobbiamo lavorare oppure no. Come ha detto? Io vado di là a vedere se riesco a trovare qualcosa di tuo. Credo che sia un'ottima idea. E ora veniamo a noi, signorina Maigald. Grazie dell'informazione. Buonanotte. Era il giudice. Perché Annabelle è a piede libero? No, non è a piede libero. È agli arresti domiciliari. Il medico ha detto che non può restare in prigione perché la sua sordità, a quanto pare, è dovuta allo stress. Ma è ridicolo! Lei non è più malata di noi, sta soltanto Sì, lo fingendo. sappiamo bene, ma non possiamo dimostrarlo. Quella donna è un'assassina. Ha mia figlia sulla coscienza. E lasciano che la faccia franca con una commedia da quattro soldi. Il suo raggio d'azione è limitato a questa casa. Ha addosso una cavigliera elettronica. E dovrebbe servire a controllarla? Sì, è un apparecchio che indica dove si trova. E se lascia la casa, si attiva un allarme e deve ritornare in prigione. Tutto questo non mi interessa, non posso vivere sotto il suo stesso tetto.
Hagen, ti prego, fai in modo che sparisca, che se ne vada da questa casa. Conto su di te. Grazie per avermi accompagnato. Figurati. Ciao a tutti. Papà è già a letto? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Sì, puoi ben dirlo. Papà sta male? No, tuo padre sta bene. Allora cos'è successo? Annabel si è... Si è impiccata nella sua cella? No, è di nuovo a casa. Ora noi dobbiamo parlare con calma. Intanto vorrei che mi servisse una cena leggera. Cosa le piacerebbe? Pane e acqua? Comincio ad essere stanca della sua insolenza. Quando ero in prigione non potevo farci nulla, ma qui, a casa mia, la situazione è molto diversa. Signora Van Weyden, so che le piace intimorire le persone e a quanto sembra con mia sorella c'è anche riuscita. Ma le consiglio di lasciare in pace me, Nora e la signora Landman. Mi sta minacciando? No, sono una dipendente. Chissà ancora per quanto. Se lei ci lascerà fare il nostro lavoro in pace, sicuramente andremo d'accordo. Ci credo poco. Io e Eva non siamo mai andate d'accordo e lei le assomiglia in modo fastidioso. Riguardo a sua sorella... Glielo ripeto. Lasci in pace mia sorella. Le do un consiglio, moderi il suo tono. Sappia che non sono interessata né a lei né a sua sorella. E allora perché l'ha usata e l'ha costretta a introdursi di nascosto in casa di Hagen? Spera di impedire il divorzio in questo modo? Abbiamo già parlato a sufficienza per oggi. Già, ma lei mi ha accusata dicendo che è solo colpa mia se Nora ha tentato il suicidio. Perché non è così? Le ha portato via l'uomo che amava e lei è crollata per il dolore. Oppure sbaglio? Questa non è una cosa che la riguarda. Oh, adesso non sono più la madre di Nora, ma preferisco così. Non ho alcun interesse nel far sì che si diffonda questa falsità. Non è una falsità. Lei è sua madre. Anche se vorrei che non fosse così. Questa conversazione è finita. Glielo dico un'altra volta. Lasci in pace mia sorella. Anch'io glielo dico un'altra volta. Mi prepari subito la cena e me la porti al più presto in biblioteca. Allora? Buono. Buono? È tutto quello che hai da dire? Se domani al bar mi saranno così entusiasti, posso anche sparire. Dai, non esagerare adesso. Il cocktail è ottimo ed Elsa sarà soddisfatta del suo nuovo barista. Ehi, che discorso lungo. In tutta la sera hai parlato pochissimo. Perché avrei dovuto? Sei tu il barista. Appunto. I baristi devono ascoltare. Allora, qual è il tuo problema? Lavoro o ragazza? Ho appena incontrato Luisa. Capisco. Racconta. È molto strano. Da quando la conosco, continua a succedere. Cosa? Che ci incontriamo. Voglio dire, così, come per caso. Credo che sia destino. E allora perché hai quella faccia? Ci siamo lasciati. Ora capisco perché hai quella faccia. A causa di Nora, immagino. Già, e per chi altri, se no? Nora ricatta Luisa, questo ormai è chiaro. Lei ha paura che cercherà di nuovo di suicidarsi se voi tornate insieme. Sebastian, io lo so bene, ma Luisa deve ancora capirlo. Però non ci riesce. Credo ritenga possibile che Nora, come posso dire, abbia un rapporto tutto suo con la realtà. E questo non le fa prendere una decisione? Ha paura che tenti di nuovo il suicidio. Perciò vi siete lasciati. Eh già, ma potete rimanere amici. Non direi sul serio. Oh no, ma non è possibile! Che significa ma non è possibile? Tu ami quella donna. Come fai a comportarti da semplice amico? Dovrei ignorare il fatto che è preoccupata per Nora, forse? Devi solo farle capire che razza di persona è sua sorella. E allora? Alla fin fine vorrebbe dire scegli o Nora o me. Devo per forza metterla alle strette? No, non sarebbe carino. Appunto. Quindi è meglio se restiamo amici. Ti ho cercato dappertutto. Come sta, Richard? L'hai visto?
È fuori di sé dalla rabbia, ma cerca di mantenere un contegno. Dobbiamo restare lucidi. E a cosa ci potrebbe servire? Faremo in modo che Annabel torni in prigione. Dimostreremo che la sua sordità improvvisa è solo una messa in scena. È una fortuna che Rickard non abbia scoperto la lettera. E per questo, ora dobbiamo assolutamente distruggerla. L'hai visto anche tu? Mentre ci provavo, all'improvviso è comparso Rickard. Se quella lettera finisce nelle mani sbagliate... Non succederà, è al sicuro in cassaforte e Annabel non conosce la combinazione. Hai detto che Rickard non toccherebbe mai le tue cose. Ascolta. Victoria, nelle ultime righe, dice molto chiaramente di voler uccidere Annabel. E se questo si viene a sapere, lei sarà libera. Io non lo permetterò. Hagen, devi riuscire a separarti da quella lettera. Troppe persone sanno che esiste. Noi due, Sophie, Annabel. Forse non è poi così male. Che cosa? Annabel. Annabel vuole entrarne in possesso, giusto? E farebbe di tutto per averla. E questo è il suo punto debole. Quello che noi sfrutteremo. E come? Mi è venuta un'idea. Penso che tu sia stata davvero molto coraggiosa ad affrontarla in quel modo poco fa. Ah, io non posso sopportare che ti tratti così. Nel corso degli anni ormai mi ci sono abituata. Ma scusami, perché lo accetti? Mettiamola così. Ho dovuto farlo per poter vivere nella stessa casa della persona che più adoravo al mondo. E così per lui ci sono riuscita. Werner Grafenberg. Ero pronta a fare qualunque sacrificio. Come ammiro Eva. È una donna così forte. Ha fatto un grande sacrificio per l'amore della sua vita. Io invece sacrifico il mio amore per... Per che cosa? Per il benessere di mia sorella. Eva dice che sono coraggiosa. E io vorrei essere coraggiosa quanto lei. Buonasera. Simon, scusa, non ti avevo visto. Eravate così pensierose. Io più che pensierosa sono sfinita. Perciò ora vado subito a letto. Buonanotte. Buonanotte. Eva è davvero una brava persona. Ma Annabel non le dà pace, poverina. Annabel, ma non è in prigione? Da stasera purtroppo non più. Cosa? È libera. Le hanno dato gli arresti domiciliari. Indossa una cavigliera elettronica perché non si allontani dalla villa. E ora la situazione diventerà insostenibile. È stata una giornata lunga. Vuoi che ti lasci sola? Buonanotte. Buonanotte. Perché l'ho fatto andare via? E perché non gli ho raccontato tutto ciò che mi tormenta? Della paura che ho per Nora e dell'influenza che Annabel ha su di lei. Cosa mi consiglierebbe, Simon? Forse di smetterla di cercare di dimostrare che Annabel è sua madre? Chi può volere una madre così? Comunque, ormai è tardi. Ci penserò domani. Ti prego di scusarmi. Per cosa? Per come ho reagito e per come me ne sono andato.
Non ti devi scusare. Non sono riuscito a controllarmi. Nessuno dà peso a certe cose. Sappiamo bene cosa stai passando. Nelle ultime due settimane, dopo il mio... non so come definirlo, possiamo dire attacco di debolezza. In queste due settimane ho avuto molto tempo per riflettere su Victoria e sul mio matrimonio con Annabelle. E così mi sono reso conto di quante sciagure lei ha portato alla nostra famiglia. La sorte di Max. Il test di paternità falsificato. E la morte di Victoria. Rickard. Ogni giorno mi sono consolato, pensando che era in prigione e che finalmente stava pagando per tutto ciò che ci aveva fatto. E sarà così, credimi. Ma poi vengo qui a casa e Annabelle mi viene incontro ridendo come se non fosse successo niente. No, no, no. Non è possibile che finisca così. La battaglia decisiva si deve ancora combattere. Per prima cosa, noi dimostreremo che la sua sordità è solo simulata. Dopodiché le toglieranno la libertà provvisoria e finalmente questo sarà l'ultimo dei suoi trucchetti. Sai dov'è in questo momento? Si è fatta servire la cena da Luisa in biblioteca. Bene. Consideriamola pure la sua ultima cena in questa casa. Mio carissimo Hagen, quando leggerai queste righe, io sarò già in volo per il Messico. Ti lascio libero di decidere se continuare a vivere con una donna che è un'assassina. Ti amo. Non dimenticarlo mai. Tua, Victoria. Se solo sapessi quanto mi manchi. Annabelle è di nuovo qui. Non lo permetteremo, vero? Potrebbe funzionare. Sofì. Ciao. So che è tardi, ma ho visto che c'era la luce accesa. Disturbo? Io... Tranquillo, sono venuta qui solo per parlare. Non intendevo questo. Entra. Allora, lo sai già? Cosa? Annabelle è uscita di prigione. Come? No, non lo sapevo. Per quel documento che potrebbe scagionarla. Vuoi dire che è spuntata fuori la lettera di Victor? No, no, le hanno dato gli arresti domiciliari per una presunta sordità improvvisa causata dalle condizioni di prigionia disumane. Credi che stia fingendo? Sicuramente, ne sono certo, senza ombra di dubbio. Mi dispiace. E ora cosa farai? La riporterò là dove deve stare, dietro le sbarre. Naturalmente, in modo legale. Naturalmente. Come va il divorzio? Come previsto. Chiaro, abbiamo il miglior avvocato sulla piazza, giorno e notte in servizio. Ricevuto. Me ne vado subito. Sophie, non te la prendere, scusa. Sono molto stanco. Non preoccuparti. Ci vediamo domani a colazione alla villa. Sì. Buonanotte. Buonanotte. Mai pensato di rivederti qui. Davvero non riesci a sentire o fai solo finta? Annabelle! Rickard! Come sei gentile. Sono contenta di vederti. Io non posso dire lo stesso. Scusa, ma devi parlare più forte. Da quando ho questo disturbo faccio davvero molta fatica a sentire. Sì, sì. Con me puoi anche evitare la messa in scena. Messa in scena? Non so perché in questa casa tutti pensano che io non dica la verità. Te lo chiedi veramente?
Non è bello avere un disturbo come il mio. Non lo auguro al mio peggior nemico. Ah, non so chi sia il peggiore, ma so che ne hai tanti. Non hai la minima idea di come sia stare in prigione ingiustamente. Osi parlare di giustizia e ingiustizia in mia presenza? So esattamente cosa stai provando. La morte di Victoria è stata una terribile disgrazia, ma io non c'entro niente, devi credermi. Non voglio sentire altro. Non voglio più avere niente a che fare con te. Ma noi siamo ancora sposati. È semplicemente una questione di tempo e di abilità dei miei avvocati. Proprio no. Non avrei mai dovuto sposare una come te. Come puoi dire una cosa del genere? Io mi sono fidato di te e ho sbagliato. Per favore, vada. Non abbiamo niente in comune. No, Annabelle. Le nostre strade si dividono e spero che lo facciano presto. Nora sarà qui tra poco. Sono così contenta di rivederla. Ma non sono sicura che sia un bene che torni alla villa. E se Annabelle la influenzasse di nuovo? Mia sorella è troppo fragile per non farsi coinvolgere. Non riesco a togliermi dalla mente la lite tra Annabelle e il signor Van Weyden. Lui ha detto che lei ha tradito la sua fiducia. Figuriamoci se sapesse che Annabelle ha avuto una figlia illegittima. Lei dice di amare quest'uomo e nonostante ciò lo inganna. Cosa potrebbe fare ad un estraneo? Nora, finalmente. Eccomi qua. Essere a casa è sempre la cosa più bella. Questa camera per due è un po' piccola. Se vuoi possiamo cercarci un appartamento qui vicino. Se siamo fortunate come nella ricerca di mia madre, troveremo uno scantinato. Lascia perdere. Purtroppo non si può fare niente per il suo brutto carattere. Ma smettiamola di parlare di Annabelle. Meglio dimenticarsi della sua esistenza. Potrebbe non essere così facile. Ci sarai tu a darmi la forza. Da ieri vive di nuovo qui. Cosa? L'hanno fatta uscire per motivi di salute. E adesso è di nuovo alla villa. Vuole mettere sotto pressione Louisa per fare in modo che lasci Simon. Queste sono le 17 pillole rimaste della confezione da 20. Cosa direbbero la sua amata sorella e Simon Baker se un giorno per caso lo scoprissero? L'avevo avvertito. Non mi deve sottovalutare. Posso immaginare che per te non sia facile. Non sai quanto. Non dovevo tornare qui. No, non è così. Non puoi certo continuare a scappare. L'importante è non mettersi sulla strada di Annabelle. Io ti capisco, Nora. Ma ad una madre che non ti riconosce, possiamo rinunciare. Ero ansiosa di rivederti, ma non in questo modo. Scusami, ero soprappensiero. Guarda che non ti sto rimproverando. Stai mantenendo il controllo in maniera ammirevole. Apparenza, l'apparenza inganna. Pensi che verrà? Annabelle a colazione? Non oserà farlo. Anche prima del suo arresto avevamo stabilito la regola di mangiare separati. Mi auguro che la rispetti. Grazie. Buongiorno a tutti e scusateci per il ritardo. Niente di grave. Richard, lei è Sophie Novak, ti rappresenterà nella causa di divorzio. Ah, è un piacere conoscerla. Grazie, anche per me. Elena mi ha parlato molto di lei. Prego, si sieda. Grazie. Hagen. Grazie. La ringrazio di aver accettato di lavorare per me. Mi hanno detto che lei è molto importante. Dei fenomeni di dissesto che si sono manifestati in occasione dell'ultima alluvione dell'anno scorso. Impegnata. Gli avvocati abbastanza. Eccellenti sono sempre molto impegnati. Ah, certo. Io spero che sappia che cosa va incontro. Un divorzio è sempre una faccenda complessa, anche dal punto di vista emotivo. Grazie. Però la presenza di sua moglie in questa casa non semplifica certo le cose. Non si tratta solo di un'impossibile convivenza. Presumo che sappia già quanto è importante questo divorzio, il suo valore. Immagino che lei non si riferisca solo al valore economico. No, mi riferisco a quello emotivo. Certo.
Conosco i retroscena. Per questo credo che Hagen abbia fatto bene a decidere di rinunciare al mandato. Sì, anch'io. Scusa se non te ne ho parlato. In effetti Annabel ha cercato di metterlo sotto pressione. Proprio ieri ci ha provato anche con me. Con te quali argomenti ha usato? Puoi immaginare, la solita storia, Victoria. Vede, signora Novak, dobbiamo affrontare due problemi. Sì, il divorzio ed il processo ad Annabel. E l'omicidio di Victoria ha portato probabilmente ad accelerare le pratiche del divorzio. Hagen, se tu sei d'accordo, ci terrei a costituirmi come parte civile nel processo per omicidio e vorrei che lei mi rappresentasse. Richard, ascolta, forse... davvero ci ho pensato a lungo. Tu sei un avvocato eccezionale, ma credimi, è meglio così. Per te. Allora siamo d'accordo. Lei telefona a Sol Leitner e gli parla dei nuovi progetti. Bene. Dovrebbero essere pronti per la fine della settimana. Perfetto. C'è qualcos'altro? Sì. Ho sentito che la signora Van Weyden è in libertà. Non è del tutto corretto. Ma non voglio parlare dei particolari in questa sede. Quello che mi interessa è... Chi sarà in futuro al comando di questa azienda è chiaro a tutti. Fino ad allora... Il signor Van Weyden resta il mandatario e io in suo nome l'amministratore delegato. Beh, allora è tutto chiarito. Buona giornata. Avanti. Buongiorno. Nora, non mi aspettavo di... Non pensavo che... Beh, siete in perfetta sintonia. E se ve lo chiedete, sono qui per lavorare. Ti sei già ripresa completamente? Sì, questi pochi giorni di terapia... hanno fatto miracoli. Davvero sorprendente. Che vuoi dire? Oh, niente. Mi sorprende un po' il tuo zero lavorativo. La signora Van Weyden torna a casa e Nora ricompare all'istante. Non capisco il collegamento. Nemmeno io. Ecco, è buffo, ma non è chiaro neanche per me. Si tratta di una coincidenza. Sbaglio, un tempo eri l'assistente di Annabel. Questo non c'entra niente. Sono in forma e voglio lavorare. E allora non c'è niente da obiettare, non è così? Se lo dice lei... Conosco Nora da molto tempo e se ci assicura di stare bene, non c'è alcun motivo per non crederle. Bene, allora posso ricominciare? Ma certo, bentornata. Strano che non ci sia nessuno. Elsa arriva prestissimo. Non avrà sentito la sveglia? Beh, per fortuna mi ha dato le chiavi. Ah, che disastro. Penso proprio che ti darò una mano. Sarebbe fantastico. Potresti passarmi i bicchieri e tutto quello che c'è lì intorno. Come premio avrai la colazione. Allora non posso dire di no. Ah, credo che sia meglio preparare una colazione per quattro. Cosa? Non ci posso credere. Sembra proprio che sia stata una lunga notte. Perché? Sono ancora vestiti? Ma no, io volevo soltanto dire che avranno parlato moltissimo. Ad ogni modo sono molto teneri così, insieme. Sì, lo penso anch'io. Hai una cotta per lui? Vuoi fare cambio con Elsa? È il tuo tipo? No. Il mio tipo è completamente diverso. Beh, li vogliamo svegliare? Sì, ma non devono accorgersi che era da un po' che li stavamo guardando. D'accordo. Per caso mio marito è già uscito? Il signor Van Weyden fa sempre colazione molto presto. Risponda alla mia domanda e non cerchi di darmi lezioni sulle abitudini di mio marito. Sì, il signor Van Weyden è uscito da un po' insieme alla signora Bernstein. Bene, allora vado a chiamare sua sorella. Perché? Perché voglio parlare con lei. Di cosa? Signorina Maywald, non tiri troppo la corda con me. È un buon consiglio, che però dovremmo seguire entrambe. Cosa vuole da Nora? Non ho certo intenzione di dirlo a lei. Esattamente come evita di dire al signor Van Weyden della sua figlia illegittima, giusto? Che cosa direbbe se sapesse che ha tradito ancora la sua fiducia? Che cosa vuole? Che lasci in pace Nora.
Sai che cosa ho pensato, Mike? Che stasera mi trasferirò nel mio nuovo appartamento, sopra il Barney. Allora non abiteremo più insieme? No. No. In effetti forse è la cosa migliore per te, andare a vivere sopra il tuo locale. La colazione era squisita, ma purtroppo devo andare. Dove devi andare? Nel bosco girano dei disertori. Oh, sono una specie di spie. No, il bosco non è così eccitante. I disertori sono solo dei giovani cinghiali che non si sono ancora uniti all'ombra e che se ne vanno in giro a fare i bambini. Come le persone, sei un assistente sociale o un forestale? Entrambe le cose a volte. A dopo. Ciao. 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 Sebastian? Mike, riguardo all'appartamento, ho solo bisogno di ricominciare da capo. Lo capisci, vero? Sì, certo. Vai a vivere con Conrad? Ma come ti viene in mente? Beh, vista la scorsa notte. Voi siete matti. Scusate, ma credo proprio che ci sia qualche malinteso. Io e Conrad siamo solo amici. Solo amici? Sì, sì, certo. Falkenthal Porcellane, Nora Maivald. Se ora mette giù, se ne pentirà amaramente. La smetta di cercarmi, mi lasci in pace. Questa sì che è una novità, ma finora non era lei che continuava a cercarmi. Che cosa vuole? Le ho dato un compito ben preciso e lei non l'ho ancora portato a termine. Se la trovi da sola, quella lettera. Stia attenta a quello che dice. O potrebbe anche venirmi la voglia di raccontare a sua sorella la verità sul suo tentato suicidio. Io l'ho cercata. L'ho cercata dappertutto, ma sono stata quasi scoperta. Lei è uno shock e non posso farci niente. Ora si dia da fare. Ma... Un giorno te la farò pagare, lo giuro. Lo so che tenere quella lettera è rischioso. Sì, certo che mi è chiaro, ma sono le ultime parole di Victoria. Non me ne separerò mai. Esatto. Cosa ha una cavigliera elettronica? Sì, così non può lasciare la casa. Povero Hagen, quanto mi dispiace. Quindi Annabelle ce l'ha fatta per l'ennesima volta. Chissà quando finirà per sempre dietro le sbarre. Ce lo chiediamo tutti. Allora? Ci sono novità? Elsa cambia casa. Vuole vivere in un appartamento sopra il bar. E perché te questa faccia? Sono molto contenta per lei, ma... che faccio da sola in quella casa così grande? Non devi abitarci da sola. Conosco un ragazzo che vorrebbe lasciare al più presto la casa dei suoi genitori. Lì, sì, non così forte. 3 caffè latte caldi e 3 croissant con la marmellata. I croissant sono finiti. Come, scusa? Ne abbiamo ordinati pochi. Non posso crederci. Prima problemi con la barista, ora problemi con il panettiere. Non posso occuparmi di tutto quanto insieme. E poi c'è il trasloco. È veramente un po' troppo, no? Sì, credo anch'io. Ti diamo una mano noi. Giusto, Sebastian, Mike, l'aiutiamo, vero? Ma certo, naturale. Sì, certo. Simon mi darà di sicuro un permesso. Sarebbe veramente fantastico. In questo momento non so neanche più dove ho la testa. Ah! E quello cos'è? Sembra un binocolo. E credo di sapere di chi è. Perché mi rendi le cose così difficili? Non posso distruggere le ultime parole di Victoria. Sì, naturalmente, la lettera è al sicuro, l'ho messa in cassaforte. Sì, ma certo che lo so, la responsabilità è totalmente mia. D'accordo, mi fido di te. Che cosa ci fai qui? Ora non posso, ho da fare. Annabelle ti ha parlato. Ancora Annabelle? No, non la voglio più sentire nominare, è chiaro. Ti accontenterei volentieri, ma continuo a chiedere di te. Nora, dobbiamo discuterne. No, ora non posso. Sì, che... devo lavorare. Dobbiamo parlare subito. Sediamoci. Proprio non mi ascolti. D'accordo, ma fai in fretta. Io non so che cosa sia successo tra te e Annabelle, ma so di sicuro che lei è una donna molto pericolosa, forse anche un'assassina. Ti preoccupi per il fatto che frequenti delle cattive compagnie? Non devi scherzare su queste cose. Certo che mi preoccupo.
E a quanto pare lei ha un grande ascendente su di te e questo non va bene. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Di come sei entrata a casa di Hagen, ad esempio. Sophie Novak per fortuna ha taciuto, altrimenti avresti una denuncia. E per cosa? Per Annabelle. Ne vale la pena. Senti, dove vuoi arrivare? Beh, te l'ho già accennato stamattina. Io penso che tu stia pagando un prezzo troppo alto per far sì che tua madre decida di riconoscerti. Scusa, ma eri tu che volevi trovare mia madre ad ogni costo? Sì, lo so, ma non sono più tanto sicura che non sia stato un errore. Però dopo tanta fatica ora l'abbiamo trovata. Non possiamo rinunciare a due passi dal traguardo. Ma qual è il vero traguardo? Sapere chi è la tua vera madre oppure piacere a questa donna nonostante ciò che ha sulla coscienza? Annabel van Weyden è mia madre. Solo che non lo vuole accettare. Ma io non mi arrenderò e proverò la verità, costi quel che costi. La conversazione con Nora non è andata come speravo. Non l'avevo mai vista così determinata. Ha deciso di dimostrare che Annabelle è sua madre, a qualsiasi prezzo. Ed è questo il vero problema. Annabelle sa che Nora cerca disperatamente di provare quali siano le sue origini e se ne sta approfittando. Forse le ha promesso di riconoscerla come figlia se lei farà tutto quello che le chiede. Se è così, devo proteggerla. In fondo sono io che ho voluto che iniziasse tutto questo. Devo riuscire a dimostrare che Annabelle è sua madre. Se ci riuscirò, non avrà più alcun potere su Nora. Sì, avanti. Ciao. Ciao. Ecco la tua posta. Grazie, mettila sul tavolo. Simon, io, ecco, volevo parlarti dell'altro giorno. Quello che ho detto a Luisa su di te non era proprio... non era del tutto vero. Non era del tutto vero? Dopo il tentato suicidio volevo sapere come stavi. E tu le hai detto che ti ho accusata di ricattarci moralmente. Tu hai mentito, Nora. Diciamo le cose come stanno, per favore. Beh, sì, però non ero in me. Sono appena stata dimessa dall'ospedale, non te lo ricordi? Volevi fare in modo che io e Luisa litigassimo. Lo sapevi benissimo che ti avrebbe difeso se qualcuno ti avesse accusato di una cosa simile. Credi davvero che volessi farvi litigare? Mi piacerebbe molto poterti rispondere di no. Ma purtroppo non posso. Grazie per la posta. Hagen. Mi fa piacere che tu stia meglio. Non che mi servissero conferme, ma almeno d'ora in poi potremo risparmiarci tutta la messa in scena. Che cosa vuoi? Stavi cercando questa? La lettera d'addio di Victoria. La porti con te? Giorno e notte. Se la vuoi così tanto, vieni a prendertela. Che cosa fai? Porto un po' di vestiti di Annabelle in lavanderia. Sono quelli che avevamo appeso nell'armadio in soffitta? Sì, infatti. Dice che odorano di muffa. Beh, se lo dice lei... Questo è... un capello, allora? Ma siamo sicure che sia di Annabelle? Beh, è nero. Perché?
con questo si può eseguire un test del DNA. Un test del DNA? E a cosa servirebbe? Hm? Sappiamo a chi appartiene il vestito. Sì, ad Annabelle. Conosciamo tutti i suoi vestiti, ma non ancora tutti i suoi figli. Vuoi dimostrare che è la madre di Nora? Luisa, sta attenta, stai giocando col fuoco. Allora, che cosa aspetti? Credi che io mi abbasserei a venire alle mani con te? No, però mi faresti un grandissimo favore. Immagina un po' i titoli dei giornali. Pericolosa criminale colpisce ancora. E chi potrebbe prendersela con me se io per legittima difesa ti spezzassi il collo? Un pensiero allettante, non trovi? Ma è più allettante pensare che tu vada in prigione per il resto della tua vita. Vuoi sapere cosa ha scritto Victoria? Ho avuto il veleno di serpente grazie ai contatti che avevo in prigione. Bastano poche gocce per uccidere una persona. E se Annabelle dovesse assumerne qualcuna, morirebbe. Peccato che non la leggerà mai nessun altro. Prima o poi riuscirò a mettere le mani su quella lettera. Sì? Non credo proprio. E sai perché? Perché l'unico documento che potrebbe scagionarti, tra poco non esisterà più. No. Allora, l'hai bruciata? Sì. L'hai fatto sul serio? Elena, so di averti mentito in passato, ma stavolta non è così. È davvero sicura che Hagen abbia bruciato la lettera? Che significa? Lui ha custodito le parole di Victoria per tante settimane, con tanto amore, e adesso se ne libera come se niente fosse. Oh!